Vediamo la demo, ragazzi, di questo gioco che potrebbe essere interessante. Sì, l'autosalvataggio, sì, bla bla. I dati salvati nella versione app Ok. potranno essere trasferiti, lo sappiamo, grazie Square. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Dov'è il mio per il È mio là. coso? Sta qui? Sì. Ok, ci sentiamo. Valkyrie Elysium. Eccoci qua, in Valkyrie Elysium. C'è anche già l'acquisto, come vedete Allora, lassù. le impostazioni non so cosa fosse questo. Impostazioni, allora, configurazione. No, vabbè, Senza così lasciamo automatico, così. questo. Amore, ciao! Amore, guarda che non è ora per quella cosa. Ehi, ciao. Ehi! Allora, questo è per difendersi, questa è con la catena dell'anima, bacheca. No spoiler. Figurati, Nessun tanto problema. volevamo vederlo anche noi per capire se Questo lo vogliamo appuntamento, questo comprare oppure coso, no. questa è Quindi. l'arte divina, questo invia Eier Amore. d'attacco. Non lo imparerò mai, ragazzi, quindi ci attacchiamo. La Vai, camera vieni va qua. bene, la luminosità va bene così, la lingua va Guardare fuori. bene. Finalmente ci sono i sottotitoli, quindi ragazzi, in italiano almeno questi. E Nuova partita. Grazie Square. iniziamo. Imposta la difficoltà del Normale. gioco. Normale, perché tanto non Perché lo non siamo conosciamo. matti No, più che altro non come. conosciamo Esatto, non il siamo gioco matti comunque. di farlo in difficile. Allora. Vediamo di che cosa si tratta. Sì, No, di che cosa si tratta? Magari no, cioè nel nel senso. senso di cos'è effettivamente. Sappiamo che teoricamente è un successore spirituale di. Non propriamente successo. Vediamo. Vediamo. Long before the memory of man, Odin Udino, Allfather, chief Panove of the Udino. gods, and his brothers Ricordiamoci che in combined Valkyrie their strength Profile to slay Udino è the uno stronzo. primeval Oh, Ymir. giant, Ymir, Sappiatelo. thus forging the world. Se non lo sapevate, ora lo sapete. Se non Under the world conoscete tree Valkyrie Yggdrasil, Profile, sappiate questa gods cosa. and humans dwelled in the realms of Yggdrasil, Asgard, Asgard, Migdar, Niflheim, Midgard, and giustamente. Siamo noi, dai. E anche qui tutto molto ricorrente Vabbè, perché è sì. la mitologia But nordica. their peaceful existence was not to La lupa last. gigantesca Ferrir, Ma non era the maschio, Ferri. monstrous wolf, Vabbè, ah, non ecco, vogliamo non lo sapere. vogliamo sapere. Bared its terrible fangs upon the Non lo world, vogliamo sapere. Non threatening vogliamo all saperlo. Ma va existence. bene così. Odin stood and fought against the ferocious wolf and its forces in Asgard. But soon their conflict would envelop all the worlds in Che war and bello. chaos. Brum 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 brum. The battle Mi sa anche un raged po' un on settore di incessantly, Riviera. splitting the sea In and questo sundering the momento. earth. Innumerable lives were Proprio lost, l'inizio the di Riviera, worlds presente? faced utter destruction. No resolution to the conflict seemed in sight. Ma un giorno. Un Then, giorno arriva una valchiria. one day, at the Arrivo io. climax of their vicious battle, Fenrir sunk its fangs into Oh Odin's neck, tearing his no! Ma il windpipe. vecchio profilo lì And non era Odin così. impaled the No, infatti. beast's skull Vabbè, with his questa è spear, tipo mitologia, Gungnir. no? Sì, questa è la vera The mitologia, two could ovviamente. No, è tipo. tipo la vera mitologia, diciamo. Dico di Signify disegno, è the tipo la end of the war mitologia, no? on Asgard. Poi in gioco sarà However, tutto diverso. the destruction did not cease. The Gjallarhorn. mighty blast of Jalmahorn echoed through the Gjallarhorn. lands, proclaiming the coming Gjallarhorn, end. Versed as he was in the seeress's oddio. Oh prophecy, no, il Odin Ragnarok. knew all too No! well that the Ecco, world ciao. was Ciao already in the Ragnarok. throes of Ragnarok. It was a Benissimo. prophecy that Ale, Loki sei foretold stato the tu? end to all It's that to you. things. The twilight of the world Ah no, ho capito fought io che è stato. turned to nothingness. In one last attempt to defy this fate, Odin created Ordine a di new divinità. Le race Valchirie. of gods. Dai, Le Valchirie. eccoci. Appunto. No, niente, mi dà dei vibe di. Da The vibe troppo di. poco Ma che dopenna, ragazzi. cacchio? Ce la inquadri? No, No, chi è? qualcuno? Ah no, ok. Pensavo fosse Heimdall, mi Freya. sa, credo sia Heimdall. Pensavo fosse Freya, invece no, un uomo. Non è No, Freya. penso potrebbe essere Heimdall. No. Non è Freya, direi. Oddio, non mi dite che mi fate creare la Valchiria perché scappo, Secondo me eh. sì. Che Io scappo. figo, se mi fa creare la partita io me ne vado, Maria, ciao. io esco, ve lo dico. Io mi metto qua. No, No, ok. ok. Eh sì, Il infatti. meme I continua, am Valchiria. Odin, Sono Dino. Secondo me la crea ruler comunque. of this Può world, essere, non lo and your so. Perché non hai creator. un nome? If you can hear my voice,
Then proceed further. Mi dà tanto troppo da questo dogma. No, oddio, sembra un MMO. Dio santo, guarda. Freccia su. Ma ah, quello è per fare l'attacco. Non è, ti sembra un MMO? No, mi sembra quel vein. Ma non premi freccia su per l'attacco. No, però per l'arma. No, quello è proprio penso per l'attacco proprio. No, no, vedi, non mi fa fare niente. Penso per, sia per l'attacco, per cambiare arma. Non lo so. Dobbiamo andare di qua. Poi sì. Fus, L2. Scusa, L2. Mi apri. Ok, salta e poi scatto. Signorina, fa scatto? Devi premere, credo. Ok, non usciva lo scatto. Ok, devi poi andare laggiù. Poi? Okay. Laggiù. Signorina, lo scatto. Ciao. Catena di anime. Sì, L2. L2. Mi dà, anzi in realtà mi dà vibe di persona 5. Povertà. Il risveglio è ormai imminente. Mi insegnarti un'altra abilità. Dici Odino. Dici qual è? Odino, dice. Qual è? Difesa. E schiva. Oddio. Sì, niente. Classico. Hack and slash, credo. Sì, sta molto di hack and slash. Vedi, con tutte quelle robe là. Dove sei? Aiuto. Aiuto, che male. Tra l'altro quel tipo di cose là sotto mi è capitato di vederlo da un'altra parte. Amore, che c'è? Oggetti caduti. Caduti. Sono della Valchiria. Non hai un nome, ti chiami Valchiria. T'ho detto che ti chiami Valchiria. Cacchio, sei nome. Valchiria. Vabbè, sto decidendo. Secondo me puoi creare il personaggio. Non lo so. Divine Assault. No, Divine Assault. Quadrato e poi cerchi. Sì, poi triangolo. Allora, triangolo, quadrato e triangolo. C'è scritto. Dove sei? Sto scendo. Quadrato e triangolo. Mi ripare. Oh. No, un colpo. Ok, scusate. La frenesia. Quattro quadrati e poi un triangolo. Quattro quadrati e poi un triangolo. E non c'era il... Sì, comunque questo senza gioco sarà sempre un meme. Sappiate. Aia. E comunque, aia, per chiunque non lo sapesse, in Valkyrie Profile sì, Odino è uno stronzo incredibile. Ok. Solo in Valkyrie Profile però. Dai. Forse anche in Valla. In Valla, no idea. No, mi sembra di no, però boh. Ok, barra di energia, ti va sì, bene. Sì, beh, grazie, lo sapevamo. Capito. Grazie. Per il mio R2 per cambiare l'avevo già fatto, l'avevo già capito questo. Uno. Guarda, non avrei. Configgi l'ultimo nemico, grazie. C'è. Amore, c'è fama! Ma non è ora! Non è ora di 4 e un quarto. Lo so infatti. Io Covenant of the Plume ancora non l'ho giocato. È per DS. Ok, sconfitti. Olè. Headbump. In aria. Signore, dove vieni qua? Devi saltare. Vieni qua. Devi saltare. Lo so. Oh, dove sei? Devi sempre saltare. Chiarci? Fallo volare, fallo volare. Ecco, adesso. Okay. Adesso, vieni qua. No. Butto. Le cose comunque sono... Vieni su. Oh. Sei complicato. Oh. Salta. Mannaggia la Valchiria che non salta. E rialzati. Sì, un'altra. Dai, salta. No, è morto. Ma pizza. Sti pipponi. Salti. Basta, oh. Quante volte ci ho dovuto fare? 600. Devo imparare tutti le cose, che mi scorderò a tempo zero. Sì, infatti, cioè, tempo zero, ma che serio. Ma come salgo lassù? Ah. Precisamente, catena di anime. Ho detto che mi ricordo Persona 5, boom! Perché Persona 5 mi ricorda qualcos'altro, ma... Lo so che ho il potere di usare le anime dei defunti, grazie. Esatto. Sì, infatti, ora Hirst, magari capita. Oh, ciao, però niente, tu sei lì e non fai niente.
Un'Einjar. Einjar. Uno, bene. E poi due. Amore! No, non mi devi mi distruggere il tablet, non c'è cioè il coso, no. Amore, non è ora. Bravi Einjar. Barra dell'anima, ok. Anima. Esistono anime di diverso tipo, mm-hmm. Ciascun colore ha uno scopo diverso. Verde ripristina la salute e poi gli altri blu. Blu e pomme. Non l'hai letto. Premi R2, poi cerchio, triangolo, quadrato o X. Per le arti. Ah sì, vabbè, l'altra è l'arte divina, sì. R2 e triangolo. E per ricaricare l'arte divina è facile. No, devi sconfiggere i nemici. Ah, vabbè. Non puoi, se scarica. Ok, sì. Parla delle arti, sì, è quella sotto, l'avevo capita, grazie. E l'ultima, quella gialla ti invece ti ricarica, cioè ti fa trovare oggetti. Mm-hmm. Vai, sali su. Ok, saliamo. Qua. Mamma mia. R1 più il tasto assegnato al Meyard. R3 per puntare. Signor Meyard, vada. E... che hai fatto, signore? Ma che caspita, vai giù. Ok, ci devo pensare a lei. Tanto doveva far pirla, scusatelo. Brava. Bellissimo salto. Fatto il pirla. Non salta benissimo la parchiria, No, me ne sono accorta. Ma io voglio liscia, raga. Scusate. Voglio liscia. E voglio parchiria. Che salta male. Che tra parentesi somiglia a questa parchiria tantissimo. Mm-mm. Ma io voglio liscia. Che tra l'altro lo ricorda Valkyria. Romeo. Amore, che c'è? Anche perché l'odino di Valkyrie Profile 2 non era molto simpatico. Amore, mi fai male. Mamma, si fa male. Aia. Vai via. Aia, gatto maledetto. Che mi sale sulle spalle e mi fa malissimo. Aia, che dolore. Amore, non è ora. Mettiti giù. Quando vengono invocati due Einjar, premi R1 e un tasto assegnato al tuo Einjar. Ho capito, che cambio, scusa. Premi R2 per le da fortissimo. Ma non capito, ho capito. E poi premi R2, che provo tu. R2. Non ho capito, però ok. Non ho ben capito, ma va bene, non chiedo. An impressive feat indeed. Ah, perché uno è più debole al coso, vedi? È più debole al rosso piuttosto che al blu. No, la blu è la magia. Blu non lo so. Cazzo, ma va bene. Vedi? In Yasuya gli stanno facendo cose. Cosa? Ma guarda. Sto capendo una massa, ma ok. No, fino a questo momento il tutorial non mi ha fatto vedere niente. Tutorial ma così un pochino, ma poi a che serve tutto sto casino? Come capito? Oh, signor, mazza che combo, signor, a combo. Aio. Con quanta poi poca cosa, cioè proprio vabbè, tipico pochissima come si chiama, espressività, no, a parte espressività ho proprio poca gioia che avevo con gli Einjar. Cioè, almeno in Valkyrie Profile c'era un po' di cose. Anzi, facevi pure a gara per quale Einjar dovevi trovare dentro a coso, perché ce n'erano più di uno. Non è finita? Sì. Che devo fa? No. Ce n'erano più di uno e ti capitava magari quello scarso reset e riapri. Lasciamo perdere. Mio amico, le sue bellezze, certo, lo sappiamo, abbiamo capito. Tipo quando che prendevi il cavaliere non ho tipo mai beccato, mai beccato Roland, tipo, e cioè, ne beccavi in arte, cioè, tipo, no, ma Roland tutta la vita. O il mago, mamma mia, anche i maghi, che tagliata. Io col 2 mi divertivo un botto, cioè proprio. Infatti. Oh, e dai, così. Capitava che in più file ti capitavano tipo Einjar diversi l'uno dall'altro. Sì, perché c'era la possibilità bassa di provare altro. Perché sì, perché potevi trovarne più di uno. Addirittura uno era rarissimissimissimo, c'era, era rarissimo da trovare. Sì, sì. Trovi sempre l'altro. Sì, perché c'era veramente l'1% di probabilità. Che già fa? Ma che dovevamo fare? Enigmi e ok, devo prendere l'altro Einjar qua. Sì, quello allora. Quello triangolo. Aspetta, che devo prima
mirare così. Punta, L2. L2, punta. No, R2. R2. No? No. La devi fare sempre lei? Non ho capito. Ah, devi puntare, me. Vai. Riprovo. No, riprovo col triangolo. Qualcuno l'ha distrutto. Chi? Non lo... Chi non lo sappiamo, sappiamo solo che l'hanno distrutto un tesoro. Tutto per un tesoro. Che saldo della magia. Gemma magia. Ok, andiamo avanti. Questo tutorial è un pochino lungo, eh? Sì, infatti. Oh. Ma la ciccia? Ma infatti, ma non è che noi vogliamo fare tutorial, altrimenti già compravamo il gioco base. Che ancora non è uscito da parentesi, però. Infatti. Vogliamo riccia, vogliamo sapere cosa essere. Sì, non riesco a capire, non riesco a dargli una definizione. Sono non morti. A me ricorda tantissimo la voce di quello di Dragon's Dogma, primo. Sì, è vero. Non vi preoccupate, non ci siamo dimenticati di Dragon's Dogma, eh. Allo, vai. Non l'hai mirato di nuovo. L'avevo mirato. Toglio e fallo rientrare. Alleluia. Vattami con me. Dove va che la anima? Ah, la sua. Sì, ok, andiamo più vicino. Sta piena di anime. Vola via. Vola via. Salvataggio in corso. Sì, ma insomma. Ah, dunque non ho capito. Barra delle gombo. Sì, l'avevo vista la barra delle sì, gombo. Sì, grazie, ce ne eravamo accorti. Ma non è che sotto è una specie di ingrati. Madonna. No, non credo. Una battuta. Stile di combattimento. No, è più un casino. Intappolatissimo, intappolatissimo. Non puoi volere quella cosa, è presto. Sono i 24. Tu mangi le 5. Al mezzo in realtà mangia. Ah sì? Allora io dopo si muovo. Vieni! Romeo mi passa proprio sopra, quindi tanto. Rumore di gatti che mangiano intanto. No, più che altro di gatti che miagolano. Questo cos'è? Niente, a quanto pare. Va bene. Altri cristallini, va benissimo. Divine Assault. E te l'ho detto che dice Divine Assault. Chiaramente riferimento a qualcuno. Ma va. Ma che caspita sta mirando? Che è sta roba? Mini Esper. Sì, ma lei somiglia a Hirst senza essere vista. Per via dell'espressività. Oh, ok, catena. E può catenarli. Sì, ci puoi andare sopra. Somiglia a Hirst per via della sua grande espressività. No, somiglia a Lennart di voce. Sì, di voce sì, ma di espressività somiglia a Hirst. Poi anche di viso c'è qua. Anche se Silmeria è bionda però. Esatto. Però la voce di Lennart. Se vi state chiedendo di cosa stiamo parlando, sono le Valkyrie e di Valkyrie Profile. Ma questo si para. Con Lennart la maggiore, Silmeria la mediana e Hirst la. No, Hirst la maggiore, scusa. Silmeria la più piccola. E Lennart la mediana. Yay. Ma adesso che... Ah, manca quello. Ah, io che male. Vieni qua. Mi ha fatto un po' la mazza. Oh, basta. Non si prende a calcio al giro. Vai a casa tua. Vai a casa tua, sì. Ma ce la possiamo fare? Ma che è il tutorial? È finito? Sì, è quanto pare. Odino. Dai. Odino. Capito che sono appena nata, però... Boh, esageriamo. Hai rotto il capo. Detto in modo gentile, senza... Allow me to take a look. Chi è?
Sì, vabbè, ok. Tutta sta fatica, pe? Mi fa svegliare, grazie Dino, ti prego. Madonna. Ma dove vogliamo arrivare? Sento Ruggero, odio. Odio. Per Odino, tanto. Tantissimo. Estremamente, lo so, molto molto. Soprattutto se vieni da Valkyrie Profile, come me. C'è un estremo odio per Odino. Anche se l'Odino originale non ha fatto una mappa, ma quell'Odino lì. Sì. Particolarmente incazzoso. No, quell'Odino lì è praticamente. È particolarmente stronzo. Ma giusto un po'. Ma poco, proprio. Ma proprio un pochino, eh. Oh, beh. Andiamo nel wild. Giusto, giustamente ha posato, ha addormentato una valchiria dentro il corpo di una persona e quando si è svegliata insieme all'anima dell'altra persona. Quello in meno. Ma poi sceglie mezzeschi come corpi perché lui non può morire altrimenti, no? Perché lui deve trasferire la sua anima dentro i corpi dei mezzeschi. Cazzi tua. Botte, botte. Non che ne dobbiamo come Ah, e tra l'altro abbiamo vedi? anche un leggero odio per il grandissimo, simpaticissimo Lezard. Vabbè, per Resard C'è un odio c'erano amore tutti. in realtà. Eh? Un odio amore in realtà per Lezard. Nel 2 assolutamente. Più odio che amore, però va Un bene. drago! Ma che chicchio sto guardando? Un drago. Ok. Poi draghi, mi pare un'altra cosa, ma Che ok. drago sembra un. Boh. In tutto questo io mi sto ammazzando il collo. Fantastico. Tutto questo stiamo facendo ancora tutorial. Sì, esatto, in tutto questo non abbiamo fatto ancora niente. Cioè, se la demo solo tutorial, Querelix spara di spazio, fatelo dire. Azione automatica te. La Valchiria può invocare Ok. automaticamente un E. Sì, Puoi farlo, please? vabbè. Fallo in automatico senza un termine speciale. Bella, è volante! Sì, lo sto volando, non chiedere, non lo voglio sapere. Su, Odino, quant'è sto tutorial? Quanta roba! Tanto non ci ricorderemo mai tutti sti comandi. Me No. Mai, 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 lo mai, mai. scordo tempo zero. Oh, forse siamo arrivati alla fine, forse. Forse ci siamo, forse, forse però, eh. Sì, direi di sì. Questi cristallini mi sono spittoni. Au. Signore, è su, è signore. Spero che mi ricordo la prima cosa. Sì, forse, un po'. Sì, come finito la prima cosa. E anche a livello di Mosterante Romeo? per... Aspetta. Un po' più incasinato, questo sì. Questo un po' mi ricorda anche Valkyrie Revolution, sai? Ah, ok, sto ancora prendendo un colpo, sai? Sai, mi ricorda un po' pure coso. Valkyria Revolution. Però Valkyria Revolution era così più tattico. Sì, però un pochino poco, poco Anche poco proprio. se non propriamente, però comunque era troppo tattico. Come è venuta voglia di giocare Valkyria Revolution, Bello quello. raga. Anche se ha molti non è più subito, essendo uno spin-off io. E adesso hai Ale, tanto sonno. Sì, eccoci. va bene, grazie. Basta che ti muovi. Qual è l'ultimo nemico? Nessuno, adesso arriva il tuo sonno, basta. Io mi adesso dal mio sonno, Dino. Ciao, eh. Ciao, è stato un piacere, proprio non ci incontriamo più. Arte Arte divina divina superiore, le superiore. arti divine sono lo stesso elemento dell'Eniart invocato, saranno fortificate. Ah, vabbè, Niente, a me sto chiarimento così mi ricorda tanto coso. Vediamo un po'. ok. Ok, si è svegliata. O ancora no. O sì. No, dobbiamo affrontare bestia bestiaccia. Eccolo. Ah, va bene. Super boss.
Ah beh, sì, carino. Salve. È molto carino, guarda. Ah. Ok. Ma... Lei è... Ha tirato fuori due Ender da capo. Deong. È così scarso, non ci posso credere. A lei manco parla, è muda. Divine Assault, ok. Quando si sveglia. Danno alimentare e distruzione elementare. Ok, buona sapesse. Ah, lui credo sia debole. È tuono. Debole è probabilmente a ghiaccio. Direi. Fuoco. Quale sarà la sua vita? Non lo so. Oh. Che male. Sì. Sarà complicatissimo, già capito. Distruzione abbiamo una morte divina su un boss. Dormo di zero, ok. Ok, la morte divina. Dopo e no, devo vengare i miei. Non sei via. Ma forse la debolezza elementare è il suono. Mi chiama Jäger. Eh sì. Senta. È cavaltata, ragazzi. Io ho già capito che questo gioco sarà un casino. Sarà un parto. No, un, proprio un casino altro che un parto. Giuro. Che noi non siamo portati per questo tipo di giochi. Seriaccia. Sai, non sembra neanche il mio, perché il mio mi pare più facile. Che debole adesso, botte! Sì, no, questo sembra molto complicato pure, da giocare. Oh no, finito la magia, non posso più tirare gli aghi. Devo andare a fare piedini miei. Ha fatto la bandiera dell'Italia. Ehi, anche il rosso. Vai giù. Mamma mia. Però ragazzi, davvero c'è la bandiera dell'Italia. Ha vinto. E tutto questo che ha dato cura. E basta. È uno scrigno davanti a te. Girati. 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 Oh. Al centro. Ah, ok. Non trovo lo scrigno, raga, scusate. E ora svegliati, dai. Vuoi tornare al Valla? Sì, direi. Ma direi dove proprio che io stavo, sì. Scusa? Dove ero? Un cucurucucu. Stavo dentro El, non lo so. No, stavo a cucurucucu. Esatto. Asgard, il livello più alto di Yggdrasil, lo sappiamo. Era la casa di molti dei e fate che ne governavano i regni. Tuttavia la battaglia di Asgard l'ha distrutta quasi totalmente, facendo restare in piedi solo il Valhalla, l'orca forte di Odino. Ale. Bene, già sappiamo che il Valhalla non c'è sta. Ciao Asgard. Cioè che Asgard non c'è sta, ciao, cioè piacere. È rimasto lì. Salve. Is that you, Odino? Ma tu sei invecchiato male, Odino, fatelo dire. Penso sia Odino. Sì, penso anch'io. Toglimi la mano dal viso, grazie. Non riesco a inquadrare il viso della Valchiria. Balla. Sapevo che eri te. Parla con Odino. Valkyrie, hear my words. Ragnarok tears our world asunder. Sappiamo. Con la lentezza. Ma sì, no, tranquillo proprio. Cioè, abbiamo tutto il giorno. The war on Asgard and Midgard snuffed out the life spark of many. And I am left. Dove sei ferito? Non lo so. Solo sull'occhio. Non guardare me. Wicked wolf. No, l'occhio è più largo di suo. Vero? Sicuro tutto il giorno, noi no.
Io, Odino, padre di tutti, Odin, ti ordino. Father, Sì, ma sì, seduto proprio stravaccato. Di agire in mia vece e salvare il mondo dal suo tragico destino. E te pareva, tu, lui sta seduto sul trono tranquillo. E noi facciamo tutto il resto, quanto per cambiare. Grazie. Travel to Midgard and Ale. Beh, eppure, capito, te l'ha pure sottolineato. Grazie, gentilissimo. Giusto per rivendicare, te l'ha sottolineato pure. Stem the effects of Ragnarok. It shall be done as you wish, oh father. Vai, Amigda. Ale. Pure la pausa, manco lui sapeva che scusa invertarsi. Fatti. Esatto. Andiamo a Migdar. Andiamo a Migdar. Terra di Belz. Belzebù? Is that you? Oddio, fiori cavi, che vuol dire fiori cavi? Dubbio. Mentre Ragnarok scatena il caos in tutto il mondo, Odino, il padre di tutti, crea la Valchiria, la sua rivendicatrice di anime. Odino ordina alla Valchiria di andare a Midgar per purificare le anime ribelli ed evitare la distruzione del mondo. Non sappiamo bene in che posto del mondo siamo. Boh. È un posto. Vatta a pesca qual. Siamo in un posto magico. Esatto, un posto magico. Oh, comincia bene. Con un tutorial inutile. Ale. Di cui non ci ricorderemo mezza cosa. Ale due volte. Fenomeno causato dalla battaglia di Asgard che ha dato il via alla distruzione del mondo. Anche noto come la fine del mondo, il Ragnarok lo divora lentamente, trascinandolo definitivamente nel vuoto. Ha devastato i tre livelli di Yggdrasil e non lo saprò mai. Enorme frassino che cresce ad Asgard, Mirgdar e Niflheim. E niente. Niente. Non ti dà manco il tempo di leggere. Benissimo. Territori di Behelz. Behelz. Boh, credo si dica così. Non lo so. Non ne ho idea. Non ne ho idea, bellissimo. Idea. A me pare tanto Resident Evil, ragazzi. Oddio, apri la mappa, fai il touch. Sì, quello touch che vuoi, screen. Quello che no, ti no, pare. No, non voglio rivedere il tutorial, grazie. Sembra il castello di Dimitrescu. Dimitrescu. Il castello di Dimitrescu, raga, siamo qui. Che poi lo porteremo pure in live un giorno. Quando, sì. Quando esce la patch in terza persona. Non ne ho idea, esatto. Idea è fantastico. Porteremo anche Resident Evil 8, non vi preoccupate. Però quando ce la faccio in terza persona. Perché portarlo in prima mi fa sentire male. Esatto, l'ho giocato in prima, ma meglio in terza. Meglio in terza, molto volentieri in terza. Lì mi sa che ti devi... No, L2. No, non è vero. No. Mira? No. No. Vabbè, prova a saltare. No. Ciao, dritta per dritta. Tantissimo. Dritta per dritta come una pera. Non possiamo saltare. Comunque di qua. Sa molto di Ape Escape anche. Per via del fatto che perdi la vita quando cadi di sotto. Sì, quello sì, vabbè. Immagino di dover ricominciare tutto da capo ogni volta. A proposito di Ape Escape. Sì! Lo porteremo. Abbiamo una grande notizia, lo porteremo. Lo porteremo perché la PlayStation ha fatto il bellissimo regalo di farcelo comprare. Il bellissimo regalo che possiamo comprarlo e l'abbiamo comprato. Quindi abbiamo comprato Ape Escape, quindi lo porteremo. Oh no, adesso ci ridà di nuovo. Ah! Ci ridà tutto il tutorial, fatto, non serviva a niente. L'ho detto, non serviva a niente il tutorial. Ah, la cosa degli oggetti in Castlevania. Sì. Che ragazzi, sì, vi troveremo tutti i difetti dell'universo intero. No, in realtà vi troveremo cose su tutti i giochi, su tutti i giochi che conosciamo. Vi troveremo tutto quanto, non vi preoccupate, lo sappiamo. Somiglia un po' a tanti giochi che abbiamo giocato. Ah, anche in Castlevania mi pare che quando cadi perdi un po' di vita. Sì. Assolutamente sì. Ecco un fiore cavo. Ma che cacchio? Cos'è un fiore cavo? Ma che cacchio ne so? A me pare un fiore normale. Ah, sì, pure a me. Vabbè, non lo voglio sapere. Che cos'è? Sono passati ormai 3 anni da quando è arrivato l'inverno su questa terra. Ah, sono anime. I nostri raccolti sono diminuiti drasticamente e siamo vittime di una terribile carestia. Oh, dai, perché ci avete abbandonato? Sono praticamente anime. Anime. Mi ricorda sì, qualcosa. Ecco, Nio. Questo mi ricorda. No, anche Nio. Mi ricorda i vestigi. Sì, ma anche Nio, se ti ricordi quando tu trovavi gli oggetti, c'erano quelli che ti raccontavano quello che era successo. Sì, anche, ma a me ricorda più i vestigi di. Ah, anche. Di God Vein. Di God Vein.
Bello, eh? I vestigi di quattro Sì, beh. Mi stavo portando dietro un barile. Sì, esatto. Sono un culo sotto. Apriti. Ah, e tra l'altro l'esplorazione mi ricorda anche Cold Steel. Se proprio sì, vogliamo anche, parlare. Anche. Insomma, ci ricorda un sacco di cose. In realtà più... Cioè, lì c'era uno scrigno, mi sembra. No, forse era un barile. Barile che stavo portando dietro. In realtà mi ricorda un po' tanti di giochi JRPG che abbiamo giocato. Perché mi ricorda Cold Steel, ma anche Lacrimo Soldano. Che non ho giocato dopo la tempo, però sì, mi ricorda anche Lacrimo Soldano. Brum brum. C'è stato un piccolo calo di frame incredibile. Vabbè, quello succede. Non gli piace questa, no, questa parte. No, infatti. Mi tocca di frame. Qui. Oh, proprio la sì, zona. Sì, non gli piace la zona, ho visto, ho notato. Cali di frame incredibili, anche quando giri la telecamera. Perché siccome è un posto chiuso. Beh, dovrebbe essere meno pesante caricare un posto più chiuso. No, a quanto pare è più balordo, a quanto pare. Gemma viola, non puoi portare questo qui. Troppe? Sì. Ciao. Non so che faccia con i gemme viola. Non so che servono, quindi. Mi potrei finire in testa? Ehi! Ehi! Tecnicamente sì. Bene. Onestamente non saprei che cosa dire, nel senso che per ora non mi sta ricordando qualche libro farmaco di sbaglio. No, effettivamente non troppo. Per ora per niente. Cioè, a parte il fatto la Valkyrie e gli Enyard, ma quella è proprio nella mitologia, quindi... Amore! Cioè, quella è proprio nella mitologia, quindi proprio... Di Valkyrie Profile per ora non ha quasi nulla. Ah, potevo salire... Ah, ma perché andare lì là. C'è uno scrigno. Infatti, vai. E sì, anche Persona 5 ha l'esplorazione così. Soprattutto quella dove voli. Perché Persona 5 Royal ha l'aggiunta del gancio che ti permette di volare ovunque. Ovunque no, però quasi. Ecco un altro fiore. Dicono che le serie infinite di disastri naturali a cui abbiamo assistito di recente sia stata causata da un enorme mostro nero che ha divorato il sole. Le notizie che mi giungono dalla mia terra natia dicono che la terra si sia spaccata a metà e che le montagne siano esplose. Sembra impossibile scampare alla morte in questo momento. Carino. Mostro nero all'improvviso arriva all'LOD? Sì, all'improvviso Legend of Dragon, raga. Mostro nero. Dov'è il figlio della luna? Fatti. Ci stiamo. C'è anche una canzone. No. Oh, e mi si apre la porta. Il cancello. Magica porta. E anche Dragon's Dogma in arrivo. Un altro bello coso, lo sapevo. E Gemma che pizza. C'è il massimo. Non ci faccio niente queste cose. Che cazzo sto giocando che fa per no. Si è staccato il pre-pre di... lo sapevo. T'avevo detto, lo sentivo. Si è staccato il campanellino. Vedi dov'è il... Rimettiglielo se ci riesci. Un altro fiore. Ma di qual è? Ah, è questo qua sopra. No, sì. È proprio strappato. Oh no. Guarda. Romeo la sua fortezza. Io volevo provare a metterlo qua. Beh, se ci... vabbè, no, tanto ce l'hai ancora due di quelli. Sì, perché quello stava attaccato alla Prometto a posto, Romeo. Basta rompere le cose. Romeo lo sfrangi cose. Distrutto pure un altro giochino, di niente, io vabbè. Dovremmo ricomprargli un altro giochino, scusate. Io comprerò un altro di quelli, tanto. Romeo fa durare le cose tipo manco un mese. Rompe cose.
Ormai ho il distruttore. Sì, è un danno come gatto, però è normale, è un gatto, insomma. Ma sì, infatti. È il gatto danno. Lui non è un gatto, in realtà è una pantera. No, è una tigre. No, togli sì. Basta con questi tutorial. Mostrare il menu. Ok. Sì, beh, grazie. Con lei? Ecco, questa mi piace l'immagine. Oh, ce l'ho. Ah, no, quella è l'arma. Nome arma, Alfdr. Alfdr. Noi, no pervenuto. No, noi ci chiamiamo Valkyria, appunto. Einyard. Bellissimi, personaggi importanti. Mm-mm-mm. I funghi. Fiori cavi. Sono questi. Guerriero ferito. Ah, c'erano anche termini, vedi, Eudino, Yggdrasil e tutto il resto. Vabbè, sì, quelli che conosciamo. Responso della profetessa. Questo è il putoli a puzzone. Che abbiamo fatto inutilmente. Inutilmente, poteva tranquillamente darmi solo quello. Poteva anche niente. Skippare diretto, devi andare di là. Sì, lo so. Corri, corri. Sono passati 41 minuti e finora storia quasi zero. Finora nulla. Finora l'unica cosa non abbiamo capito è che siamo una valchiera e dobbiamo salvare il mondo. Basta. Devo salvare il mondo, sono la forte Valkyria. C'è un altro tizio? Sì. Quando parla c'è un tizio per forza. Che poi non ti intrattiene nemmeno perché. Sì, non, ci non sono... c'è parola, cioè lei parla solo. Eh no, perché lei non ha un compagno con cui parlare. Sì, ma non lo so, pure pensare, nel senso. Guarda come sei ridotto sto posto. No, lei non ha pensieri, te l'ho detto, è molto. Molto triste. Molto triste come. Sembra, te l'ho detto, sembra tipo Dark Soul. Se a questo punto fatemi sedere qua, mi metto lì. No, no, è distrutto pure la panchina. Ha distrutto la panche. Non è che ti tiene compagnia questo gioco, cioè alla fine. No, infatti può avere un po' sonno. Non dirlo a me che lo sto guardando. E sto cercando di tenere. È la cosa divertente. E la cosa divertente è che può venire sonno che lo gioca. Quello è fatto. E poi c'è uno scrigno. Scrigno magico questo scrigno potente. Che c'è qua dentro? Un'arma? Un Eyard. Forse. Lancia infuocato. Un'arte. Bene. Un'arte. Equipaggiare le arti. Nella bacheca equipaggiamento, nella sezione del menu equipaggiamento. Ok, vai, okay, vai. Buona sapere. Abbina tutto. Apri di sedano, bravo. Tieni premuto per saltare. No. Tanto. Tanto è un coso che si apre. Una cosa in più, una cosa in meno, non ci crede niente tanto. Allora. Ok, là ce l'ha già R2. La R2? R2 sì. Sì. Benissimo. Mamma mia. Uff. Ma poi ci fosse un qualcuno con cui parlare. Ma sì, è. Vabbè è che triste. Siamo sotto il Ragnarok, però insomma. È triste. Molto triste. Di là non si sa dove devi andare. Di qua è dove devi andare. Ehi, questo che è? Questo cos'è? Potenziamento armi, ok. Ah, ok. Non c'è manco un mercante. Si salva pure. Torna a valla. Ma guarda. Non c'è neanche un mercante, che tristezza. Anche a che servono quelle puzzone delle cose. Mossa imparata. Sferzata Santa. Superiore. No, guarda, la faccio da sola. Se la voglio fare. Lo faccio a mano, non voglio. Non so neanche come si faccia, non lo so. Non mi interessa. Apprendere abilità. Grazie, si è capito. Apprendere abilità. Ah, vai in Valkyria. Ok. Sì, io. Attacco. Albero delle abilità. Vedi, eccolo là. Attacco. Ok. Punti C dovrebbe essere punti abilità, credo. Ok. Vai sotto in difesa. Ok. E poi vai in supporto. PC 0. Ok. Quelli hanno lo 0 PC, quindi puoi imparare. Cosa? Ok, PC. Ce n'è ancora, credo, 20. No. Sì, dovrebbero essere là sotto, 20, vedi. Sì, però non ho abbastanza cose. Ormai far casino. Allora, abbiamo detto che ci ha dato le. Non mi ricordo più. Basta. Ci ha dato una cosa, non so come che cacchierò. La sua faccia non voglio sapere. Sferzata superiore era tipo. Sì, sì, però non so come si faccia, non ho idea. E non mi interessa. Mi interessa più il gatto. Sì, infatti. Triste perché poteva essere un bel titolo sulle valchirie, eccetera. Invece. Fino adesso non mi sta impressionando molto. Tutorial lunghissimo poi tra l'altro. Quasi un'ora di tutorial.
attacchiamo che fanno male. Oh, però. Be the first to stop. Voi che state guardando, cosa ne pensate? Sì, infatti. È bella domanda. Bella domanda. Cioè, se me lo sono chiesto anch'io. Poi uno riesce manco a imparare tutta sta ambaradana. Ma poi hanno insegnato un sacco di cose inutili, perché non ti servono all'inizio. Sì. E in realtà abbiamo passato mezz'ora di tutorial, 46 minuti, di cui 30 solo per il tutorial. Bene. Fuori simpatico sto profeta. Simpatico, dicevo. 30 soltanto di tutorial e 16 di... Boh. 16 di nulla attualmente. Infatti stiamo facendo una mazza di nulla. A me, io non sono molto, di solito non sono molto, cioè sono molto critica, però non così, non così, però non, cioè non sto vedendo niente letteralmente. Un bel paesaggio sto guardando e la vacchieria, ma poi in realtà bel paesaggio per modo di dire, cioè nel senso c'è solo un po' di foresta, laghini laganti. Vabbè, meglio uccidere che essere uccisi, almeno sembra questa la normalità ultimamente, ma io non ucciderò nessuno. Mi sento così solo che sono a mio agio nel trambusto della follia. Ok. Della folla, della follia. Ah, della follia uguale. Della folla, follia, siamo là. Ditemi cosa ne state cosa ne pensate? Che ve ne pare per il momento? Per il momento, che è solo una demo, però non è che mi sta invogliando tantissimo a comprarlo. Solo le immagini sono carine. Ma quello è perché sono gli artisti che sono bravi. Vabbè, e poi in genere e poi in genere gli artisti di Square Enix sono tutti così. Qualunque gioco Square Enix ha delle belle art. Sì, infatti, ancora più bella. I non morti, spiriti malvagi condannati a vagare sulla terra per l'eternità. Lì un tagliatore di teste. Carino. Fantastico. Creature abominevoli, in quanto nemici del mio padrone, io vi eliminerò uno per uno. Bene. Salve. Un'ora no, però insomma, tutorial infiniti. Dove trovarli? Questo non è un tutorial, questa è una missione, però. Uguale, molto stancante perché comunque non c'è niente. A parte i fiorellini ti danno un po' di compagnia. Esatto. Eccolo, dia, altri nemici. Era più intrattenente il gioco dello spirito della volpe. Sì, quello sicuramente. C'era solo una volpe che camminava nelle cose, però almeno era intrattenente. Perché potevi parlare con l'altra volpe. Non solo, ma perché potevi speculare su cosa fosse successo e cosa stesse accadendo. Qui. Beh. Io penso che tu debba andare dall'altra parte, vai. Oh, forse di qua. No. Sono solo screen. Cercando screen insegnanti, screenoni. Giusto per darvi una cosa completa. Onestamente. So far! Insomma. Mi dirò, forse trattiene di più Valkyria Revolution. Esatto. Perché non sei da solo, ci sono altre cose, altri compagni. Qui invece c'è solo una Valkyria. Siamo solo la Valkyria. Non solo la Valkyria, è molto giusta tra l'altro. Tanto ci abbiamo Yeyert. No. Manco per il cap. No, c'è Yeyert zero. Anime non purificate. Alcune anime di nemici continueranno a vagare nell'aria dopo che le avrei sconfitte. Ma gli anime possono essere. Eccole. Forse queste possono entrare in guerra. Ma bellissimi, guarda. Potentissimi. Bella gente. Vale. Audino, ma i presti di Eyert che avevo nel tutorial. Infatti mi hai Eyert, scusi, Non so, Gli anime di eroi, però. Poi non capito perché devo prendere anime dei ribelli, non ci prendo gli anime degli eroi. Degli eroi in realtà? Ma adesso ora siamo in carenza. Abbiamo deciso niente eroi, cambiamo posto. Abbiamo in carenza, quindi. Ma ti do tutti quelli di qualche libro file, non ti devo. Ok, apri la porta. La porta si è aperta. Ok. E che c'è qua? Cura. Eri. Arte divina, cura. Ce l'hai settata su R2. Di nuovo? Sempre R2. Ah sì, ok. Un po' di Dark Soul. Sì.
e demon. Sì, anche. Ecco che un po' mi ricorda anche questo. Ecco un'anima, quella è un Hayard. Sì. No, sono missioni secondarie. E mi dai un Hayard? Sì. Sì. E Hayard sì. Oggetti si vede. Oh, NPC credo. Una carvalla per trovare il globo australe. Non ho capito niente, ma va bene, è uguale. Ma che ne so. Di là? Lì c'è un fiorellino. Ho visto. Prenda il suo fiore, signor. Gli dei avevano un libro in cui era scritto il futuro, lo chiamavano predizione di una profetessa. È un tesoro alla cui ricerca ho dedicato tutta la mia vita. Giuro che un giorno riuscirò a trovarlo. E non ma se abita in Asgard, tu come caspio vuoi fare? Scusami, eh. Livello mamma mia, il luck incredibile che c'è stato nella distruzione dei incendi. Lasciamo perdere. Sono veramente terribile. Allora, noi stavamo pensando, intanto, mentre cosiamo, che stiamo pensando di fare dopo God of War un horror. Horror, poi. Cioè, ormai non stiamo dentro quasi per nulla, però... Un teoricamente, beh, teoricamente quello qua portato durante Halloween, per me. No, ne abbiamo altri, non è solo quelli. Sì? Do you wanna classic? Beh, signor. Ora vediamo che horror portare. Mo. L'unico che ancora mi mette ansia è infatti sono lì lì per Halloween. Tanto col Dovegno ci metto, non è che ci metto tantissimo. Non ci vuole tanto, sì. Al massimo finiremo Dragon's Dogma nel frattempo. Sì, Dragon's Dogma. Oh, guarda che non è così lungo Dragon's Dogma. Insomma. Ok, NPC, vieni qua. Riesci a una vedermi? Bimba. Sì, ti vedo. Attenzione, parliamo, finalmente. Più di storia, esatto. Siamo come intro. Esattamente. Non so cosa significhi, ma non possiamo aspettare. Sto cercando di mia madre. Dovrebbe essere vicino alla chiesa. Perché non mi aiuti a cercarlo? Bella la Valchiria. Valchiria. Benissimo. Sì, l'anello della madre. Ah, missioni secondarie ti dovrebbe segnare dov'è. Credo. Signorina, come si beh, mette? Allora, no, la mappa è coso qui. Non si mette? No, la mappa è premi. Sì, no, non sto vedendo se si può mettere come no. Cosa. Premi il tasto. Ecco. Dovrebbe essere vicino. Quella laggiù. Di qua? Vicino alla chiesa, quindi siamo qua. No, è no. Vicino a me. Di là. Oddio chi è? C'è un c'ho barili che camminano strani. Okay. No, sono fiori. Quei segnali sulla mappa sono fiori. Ho sentito che le persone si trasformano in mostri se entrano in contatto con le spore di quei funghi strani che si vedono nel bosco. Della sua cassa? La cosa migliore da fare è tenersi alla larga, ma sono preoccupato per i bambini del posto che giocano da quelle parti. Forse mamma, quanto andare parli? A vivere da un'altra parte. Sarebbe davvero un peccato lasciare i nostri tremini coltivati, ma penso che non abbiamo altra scelta. Penso che questo parla tantissimo. Penso che tu sia morto. Molto. Rip. Allo, c'è un altro fiore più avanti. Allora, lì è dove, un altro fiore. Lì è dove devi andare. Aspetta che c'è un altro fiore. Ho visto un altro fiore. Secondo me la cosa secondo me. Aspetta, apri. Quello è un fioro. Non lo so dove potrebbe stare. Fioro. Ma poi qual è la chiesa, scusa? Questa dove siamo andati noi? Doveva essere quella dove siamo andati noi, teoricamente parlando la chiesa, eh. Beh. Dov'è il fioro? Di qua. Fioro. Io mi aspettavo storia. Esatto, io mi aspettavo storia, non... Eccolo. Ok, eccolo lì il fioro. Che l'avevo visto. Anche Nio comunque mi ricorda. No, ma Nio c'ha più. Ho sentito un tizio però. Che diceva di aver visto dei giganti sulle montagne e si parla anche di mostri terribili. Diventa questo sempre più pericoloso. Bellissimo. Vabbè, i giganti ci stanno. Sì, quello là non lo raggiungerò mai. Neanche no. Quello lassù, quindi. No, infatti. Ce n'è uno vicino però al nostro. No, è quello. Quello è quello. Come l'abbiamo passato questo? Sei saltata. Col doppio salto. Ah, perché abbiamo il doppio salto adesso. Fanciffica. C'è un fiorellino qua. Chi l'aveva visto? Ma io proprio no. E dove vengono tutti quei mostri? Non si erano mai fatti vedere da queste parti prima d'ora. Qualsiasi cosa ci aspetti dall'altra parte, speriamo di poter vivere in pace con la nostra famiglia. Sì, rip tantissimo. Rippissimi. Ci hanno dato recentemente perché prima potevo fare doppio salto. Boh, io. Sarà stato un level up che abbiamo fatto.
Può essere. Ma poi perché c'è sta linea, sta cosa, cose che ti seguono? Sono fiori, non mi chiedere, non lo voglio sapere. Ah, all'improvviso è flower, ok. Esatto, tutti mi dite che è Esatto. morta, non c'è nessuno vivo, Siamo solo noi, sono tutti yay! morti, o morti o diventati non morti, fate voi. Fantastico. Allora, all'improvviso Resident Evil. No, dico no. Ma come corriamo poi, regà? C'ha la Naruto, Naruto Run. c'ha la Naruto Run insieme a Kainé. Solo che Kainé runna veloce, lei runna pianissimo. Esatto. E sto andando con lo speed, regà. Invece Kainé runna tantissimo, no, invece la Naruto runna è lentissimo. Allora, la chiesa dovrebbe essere questa. Sì. Teoricamente dovrebbe essere qui. E dove Kispio sta? Non Forse quel cosino verde. lo so. Secondo me è quelle storie. Però non lo so. Adesso un punto vai. Forse bisogna tornare a valla, non lo so. Ah, può essere. Niente, torniamo al vallalla. Torniamo al vallalala. Vallalalala. Salta. Col doppio salto. Oh mamma mia, ma che ci ha messo davvero? Non Questo è detto solo. sembra davvero mio, perché il mio comunque non Sì, ma sembra delle almeno il persone mio. e non c'è ne ovviamente sono le persone che sono state attaccate. Poi però ovviamente ci sono delle cose di trama, c'è qualcuno, però nel Sì, ma almeno senso. lì c'è qualcuno con cui parlare. Sì, nel senso, sì, c'è qualcuno, qui invece tipo solo fiori. Fantasmagorici. Sei. Farewell, defiant soul. Mamma mia, quanto mi manca col destino dei compagni ogni tanto sparano delle cazzate. Vero. Che parlano e dicono qualcosa, almeno ti intrattengono, mentre giri per la mappa. E Sì, esatto. poi in realtà col destino è più storia che in mappa, cioè tu entri in mappa, 5 secondi dopo sei già in storia. Questa è una Alcune torra. mappe sono lunghe, ma almeno ti puoi mettere anche a pescare. Cosa Yeah. che è molto difficile in col destino da fare. Questa è una torre. Il castello di sto ca. Castello dei cazzottoni. Mamma mia, raga. Ui, cari, proprio in bilico sei andata. Ma che c'è? Ma che hai visto? Ma che ne so, ora non posso vedere. No, questo Ah, è di dirla. giustamente, figura. Ah, ricorda un po' cielo di corte. Che non intrattiene cielo di corte, perché giustamente non c'è anima viva. Funzione di colosso. C'è così colosso, che poteva non esserci, scusami. Oh, ma che è? Vabbè che c'è il Ragnarok, però insomma, il Ragnarok doveva essere la guerra tra gli dèi e gli uomini, non la distruzione Dell'universo intero. dell'universo intero. Doveva essere una guerra tra dèi e Teoricamente uomini. sì, è un universo intero, Sì, però tra dèi e uomini anche, non c'è, non è che ci sta. però. No? Peccato. Non c'è quella. Valchiria Puzzetta. Tecnicamente me lo ricordo così il Ragnar. Fare la battaglia tra dei uomini che portava la distruzione dell'universo Allora. intero. Infatti una è stata causata dal simpaticone di Loki. Ma secondo me nessuna coi vecchi, perché non ho trovato. Penso non ce n'abbia in realtà, probabilmente. È solo un seguito spirituale, non ha niente, niente penso di Valkyrie Profile, non ne ha attualmente. Poi beh, Valkyrie Profile in realtà era esplorazione in Sì, 2D. in 2D. Tanto sì, così. Esplorazione in 2D con battaglia strategica con tu che premi i pulsanti di personaggio. Che mi piaceva molto. Sì, era fighissimo, tra l'altro. Peccato perché questo gioco diventerebbe potuto essere tanto cose. Invece, immagino che non c'è il dai miglietti. Soprattutto datemi un cristallo per tornare al Perché valla. poi mi pare che pure in coso c'è. Pure in Valkyrie Profile, se non sbaglio, ci sono i dialoghi con qualcuno. Ma sì, perché ci sta comunque la gente in giro per Valkyrie Profile, eh? Gente nei villaggi, le cose, poi parla in media a volte, capito?
Sì. Ma quanto cazzo che ora sono grossi sti cosi, oh? Ma che ne so? I giganti, effettivamente. Cioè, io l'esplorazione in mia mi spicciavo dalle risate perché c'era che niente diceva cose durante l'esplorazione. Sì, la voglio. Oppure tu parlavi con Vice. Quando faceva. Ma non possiamo. Non possiamo usare il teletrasporto. Eh no, perché no. L'ultima persona che ha fatto il teletrasporto, sai com'è, non. Non ha così potenziamento de no, ci hai detto che cacchierola. Prende l'abilità. Ma di nuovo. Capito. Torna un attimo al Valhalla. Salvo e poi torno al Valhalla un attimo. Per vedere la missione secondaria. Esatto. Ritorno al Valhalla. Non abbiamo gemme azzurre, quindi. Torniamo un attimo al Valhalla. Tutto ciò ho fatto in questo capitolo è andare perso. No, allora no. Ma io voglio andare a vedere la missione, mannaggia. Volevo prendere un Eier. Madonna, ma questo sembra veramente Demon Soul. Porca vacca. Sembra la prima cosa. Guarda se esce un drago, eh. Eccola. Hai visto? È uscito un mandraghetto. T'avevo detto. Però. T'avevo detto c'era drago. Debolezza di. Ancora! Ancora! Ma quante volte sono devi. Ma noi abbiamo fatto il tutorial per cosa, scusate? Per niente. Abbiamo fatto 30 minuti di tutorial per cosa? Oh, in drago sbomba si fanno più di se non fanno morire le risate. Sì, in battaglia, cioè, anche se non c'è magari qualcuno che parla. Almeno le pedine in battaglia. Sì, no, ma almeno le pedine ti danno un po' di. Consigli. No, non solo consigli, ti danno anche un po' di. Come dirti? Un po' di coso. Ma sì, penso pure io. Lo spero, perché se il gioco è tutto così sai che noia. Spero. Lo spero vivamente. Cioè. Perché se il gioco è tutto così, veramente regalo. Ovviamente prima di comprarlo vedremo gameplay. Sì. Non della demo. Possibilmente. Ovviamente. Perché se è tutto così, raga, diventa veramente palloso. Sì, no, poi da portare io mi addormento a me di. Sì, anche perché se magari lo volessimo portare, poi diventa un po' palloso anche per voi vederlo. Sì, appunto, sai, un conto è. Anche perché non c'è tanta musica, non c'è tanto ambient. No, infatti, ma poi più che altro perché questi tipi di giochi così devono essere portati da soli se li vuoi portare, cioè sì, se li vuoi godere. Sì, no, perché non sono cose in cui devi metterci la testa, perché non quando tu sei concentrato non senti la musica eccetera, però da portare in live è un altro conto, cioè. Più che altro perché uno ci deve essere qualcosa che intrattiene, capito? Anche perché uno questi tipi di giochi così sono più fatti per persone che sono, diciamo, abituate a. I schilloni, chiamali col loro nome. Vabbè, quelli. Più che altro perché. Sapete cioè, che io non sono molto. Per questo non porto Nia, cioè non porto Nio e cose del genere. Perché, raga, quello è un gioco. Non vi intratterrebbe. No, in realtà sì, perché moriamo spesso. Vabbè, sì. Però non vi intratterrebbe perché la parte di storia molto spesso è lontana. Sono missioni da fare e poi c'è un po' di storia. Esatto, c'è la storia un po' in giro, però non. Ma in realtà il mio 2 è pure c'è più storia. C'è un po' di musica, ecco. Ciao! Okay, ciao! Ecco, un po' di musica è spuntata all'improvviso, però sì, è molto bassa, bassa, quindi. Molto poco intrattenimento. Quindi non dà tanto intrattenimento. Allora, di là e dove andare? Di qua ci sarà qualche scrigno? Probabile, niente. Gira. Ah, c'è un fiore. Fiorellino. Allora. Bellissimo. Ah! Bellissimo. Bella. Sono toccata dalla verità. Ecco, vedi, questo mi dà fastidio. Toccata dalla verità, fine, basta. Cioè, ma che. Se devi mettere dei fiori con le memorie di un personaggio. Perché solo A? Esatto. Perché una frase singola? Che cacchio mi rappresenta? Ma che ne so, raga. Questo è fastidioso, capisci? Linee di testo mandate a fanculo. C'è ovviamente battaglia. Sì. Sì, sapevamo che comunque erano giochi che avevano. Sì, erano probabilmente giochi già annunciati, quindi vabbè. Cioè alla fine erano Sunbreak, poi c'era Mega Man 6, poi c'era Mega Man. Sì, immagino. E io Resa 2 non l'ho giocato, però immagino, spero che. Cioè immagino sì, sicuramente, perché questo è un po'.
Non lo so, non sta intrattenendo né noi né voi. No, io mi sto addormentando, raga. Sappiate, sono seduta su una sedia. E cavolo, a me le cose sulle valchirie e sugli dei nordici piacciono, ma questa veramente, raga, è un po' pallosa, eh. Io mi sto fan sonno perché mi sto guardando, sto cercando di intrattenervi proprio perché siccome non c'è nulla, sto cercando di parlare di qualcosa che possa intrattenervi. Oh, uno screen. Sì, c'è uno screen. Insomma. Insomma, la demo sembra. È un po', diciamo, un po' asciutta di contenuti. Nel perché abbiamo fatto quasi mezz'ora di tutorial inutile, perché tanto te lo rispiegava dentro appena entravi in questa missione praticamente. E poi storia zero. E praticamente c'è. Ti è dato mezzo filo di storia con Odino che ti diceva bla bla bla, ti ho creato perché. Sembra una roba di corpo per il tipo di gente che sarebbe interessato. Ma guarda, esatto, sì, esatto. Sì, esatto, esattamente quello. E i vecchi fan della serie, tipo di Valkyrie Profile, non sono intrattenuti da questa. No, perché questo non ha niente di quello che era il suo gioco originale. Diciamo, se doveva essere un sequel, quello Odino non dovrebbe neanche esserci. Perché no, per parte. Chiunque ha giocato Valkyrie Profile sa che Odino ha fatto una certa fine. Una certa fine brutta. Una certa fine, e che al posto suo doveva esserci un'altra persona. Già, dico infatti. Solo questo. Ma a parte questo, che magari, ok, ci sta. La fancina, so che perché cascata. Questo riprende chiaramente la vera, diciamo, cosa. Ma ci può, vabbè, ci può pure sta questo. Però il problema è che. Non ci sono spunti per. Non c'è quasi per niente storia. E non ci sono E non c'è collegamento con la vecchia, capito? No, infatti, è tipo un super. O è super prego, ma però. Quello è un altro corpo di. Sì, penso sia solo un sicuramente erede, un erede, proprio un erede, non ha niente non è, dell'originale. Un erede è un erede, non è neanche un sequel spirituale, è proprio un erede del gioco. Ma nemmeno tanto in realtà, perché poi non ha solo, diciamo, l'idea di base. Cioè, tutto. Al fatto che evochi gli Eyard esattamente come fai in. No, è veramente l'idea di base, cioè la divinità nordiche, le valchirie. E il fatto che la valchiria vada in giro con gli Eyard e basta. Vabbè, è normale, quella è una cosa tipica anche della mitologia. Sì, però dico, nel senso, quello è, appunto. Sì, non prende niente di che. C'è un fiore là. Sì, l'ho visto. Sì, lo so, sì, però. Sì. Ti ringrazio perché noi comunque la vecchia serie l'abbiamo giocata a fondo. Cioè, oddio, a fondo. Io conosco Valkyrie Profile 2. Però comunque conosco. Grazie. Abbiamo Valkyrie Profile N. Cioè, Valkyrie Profile è tutta un'altra storia. È molto bello come gioco. È tutto un altro cosa diversa di confronto a questo. E quindi posso dire semplicemente che sì, amiamo le divinità nordiche, però cioè no. Cioè io amo la mitologia, però non vengo a. Diciamo, questo gioco non ha niente di quello che mi sarei aspettata da qualcosa che si faccia per essere erede. Un erede spirituale di qualcosa di che profile. Un tempo miseriaccia era. In tanta roba. Per dire, io Valkyrie Profile 2 Silmarion l'ho scolpato talmente, ragazzi. Talmente tanto che l'ho finito due volte, se non sbaglio. Quindi. Ovviamente un po' di storia. Chi sei? Un cugino delle sarde? No, è sicuramente un Eyard. Sì, sicuro, un Eyard forse. No, forse è un umano. Sì, infatti, un umano. Sì, forse un essere umano. Vabbè. Questo si caca su. Ciao e se ne va. Guarda come fa una finaccia. Chi se ne frega, andiamo via. Va bene. Bene, signorina Valchiria, noi andiamo a cercare l'umano. Simpatica proprio. Ma proprio è scappato, scusami, c'era il muro. Misteri. È scappato, si è arrampicato. Ezio. Sì, immagino che avessi avuto la stessa impressione. Sì, ma perché non ha niente. A parte, saluto questa scala. Perché non. Vedi, ho fatto questa, via. Esatto, è scappata l'unica cosa di storia. Fantastico. Ma io quando è stato presentato in realtà avevo molta più ci avevo quasi sperato, esatto, diciamo. Avevo molta più speranza che fosse davvero un sequel di Valkyrie Profile. Sì, attacco quello imparabile. Sì, come no? Sì, sicuro. Sicuro che muore male come in questo setting, guarda. Conoscendo Square Enix poi. Sì.
Poi guarda, per smettere di dover chiedere profile 2, questo è molto... Sì, ma lo so, però l'inizio non ti invoglia, diciamo, eh. Come demo non è che mi stia invogliando molto a comprare il gioco... Perché se davvero poi dopo ci sarà storia, eccetera, questo davvero non invoglia a giocarlo. Serviva più storia, secondo me. Sì, dovevano darti uno straccio di storia un po' di più, cioè... Ma tanto, guarda, no, tanto noi su Steam, tanto noi non io ce l'ho fisico, non mi interessa minimamente giocarlo, portarlo, vederlo. Guarda, come ho lo odio col mio tutto il mio cuore. Come ho spiegato recentemente, ce l'ho anche fisico. Io ho comprato Final Fantasy VII Remake pur sapendo cosa volevo, solo il tema, contro cosa andassi incontro su Amazon, solo per il esatto, non dei caricamenti, la storia, mannaggia la vacca. Praticamente solo per il dem che regalavano con Amazon, che è quello di Sephiroth. Esatto. Basta, soltanto per quel motivo là. Peccato, perché mi sono persa il dem di Cloud, così. Mannaggia loro che fanno ste struzzate. Però quello che vi posso dire è che io e Final Fantasy VII Remake non andiamo d'accordo. No. Vi dico già che, dato che ho letto anche la novel e conosco Final Fantasy VII originale, al primo minuto di gioco ho spento. Anzi, primo minuto però, di gioco realtà, no. Non proprio, però. Però quando sono arrivata dentro il settore 7 ho spento, sappiatelo. Però ovviamente l'abbiamo visto tutto da mio fratello. Ho visto come finisce, ma per me è finito nel dimenticatoio, per quanto mi riguarda. Potenziamento. No, non c'è allora. No. Ma nemmeno. Ma ritorno a valla, no? No. Siamo arrivati al castello, un miracolo. Attenzione. Sì, e non c'è nessuno. Questo castello mi dà un vago ricordo dell'originale, ma molto vago. Ho avuto un mancamento. Toriyama, attenzione, Toriyama. Toriyama in cosa? In Final Fantasy VII Remake? No, oh, Akira, togliamo pure qui, no, eh? No, ti prego. Mi ci mancano i personaggi di Dragon Ball. Mi ci mancano i personaggi di Final Fantasy VII con il coso di Dragon Ball, guarda. Aspetta, quella l'anima. Che quello è Dragon Quest, grazie. Tenetevi il Dragon Quest. Immaginati, mamma mia. Allora, il protagonista da con questo 11 sembra C17, non mi dite il contrario, cioè raga, è uguale. Pion. Io da fan di Valkyrie Profile sono letteralmente perplessa. Molto perplessa. E anche un po' arrabbiata. Io volevo Earth perché era il terzo gioco che mancava, visto che le Valkyrie sono tre, ma sono state fatte Lennet, Silmeria e Earth, che ha toccato al capo. Che poi è la maggiore, è quello divertente. Un'altra volta, tra parentesi, sono usciti tipo 7-12 giochi su Lennet, sì. Perché è uscito Covent Plume, poi è uscito Lennet e poi è uscito prima quello per PS1, poi è uscito il remake per PSP e poi è uscito per... No, Toriyama no, è tornato. Ah, Final Fantasy 10-2 e 13? Credo di sì. 13, sì. Ma sai, 13 non è così brutto come dicono alla fine. È l'unico che direi dei sequel che salvo. Perché il 10 è 2 carino. Carino il gioco, diciamo, è carina la cosa dei job. Sì, mi piace molto il fatto la storia genere. No, perché io ce l'ho già con l'OL, ce l'ho morte col 10 già del mio, quindi no, scusatemi ragazzi, non ragazzi, seguite scusate, il nostro canale ma... se siete fan del 10, ve lo scusate dico. Ma non ce la posso fare davvero. Non seguite questo canale se siete fan di Final Fantasy 8 e Final Fantasy 10, sappiatelo, perché io proprio non me le vando a dire, ragazzi. Io per Final Fantasy 8 ho una sorta di amore e odio, ma molto più odio, perché mi hanno rovinato il punto in cui io più che altro ti fanno fare le scelte in Final Fantasy 8 in cui tu puoi dire di no a Rinoa tutte le volte, poi però alla fine dopo Fisherman Horizon uguale è come se tu avessi detto sì. Fisherman Horizon improvviso Squall si ricorda che ama Rinoa, boh, a caso, ma poi no, lasciamo perdere, se parlo dell'8 non finiamo più perché ci sono così tante stronzate a fuoco che un'altra no. Cosa che mi ha fatto perplimere è il fatto che i tuoi compagni fino a prima dell'attacco della
che cacchio era, dell'attacco del Garden di Galbadia sul Garden di Balam, odiavano Rinoa e non la potevano sopportare. Arriva l'attacco al Garden di Galbadia, ma lei ci ha provato. Ma se fino a ieri cattivo perché tratti male Rinoa. Ma fino a ieri la trattavi male pure te, ma che cacchio ma stai che a cazzo dire? Io boh, vabbè. E poi, non mi fa parlare dell'otto, va. E parliamo di Sylphie, io sto parlando di Sylphie che fino a 2 minuti prima non la poteva sopportare, e anche Quistis che ha litigato con lei dicendo non vogliamo finire nei tuoi problemi familiari, questo esatto. Nel primo disco ovviamente. Poi all'improvviso. E poi all'improvviso no, perché la tratti male. Ma come la tratto male? Ma la tratti male pure te? Boh, vabbè. No, niente. Così. Lasciamo perdere. Se parli dell'otto poi finisce male, ragazzi. Parleremo dell'otto quando porteremo Final Fantasy 8. Perché lo porteremo. Sì, lo porteremo. Con le considerazioni tutte nostre. Non so dove mettere le mani. Gli ordini continuano ad accumularsi, non sono mai sazi. Beh, ok. Va bene. Ma io non volevo sapere del tizio che non riuscivo. Manco a finire. Io. Vabbè. Però comunque sì. Cioè, sappiatelo. A differenza di del 10-2, che comunque bella la cosa di Job, ma pure per la presa, ma fatto. Bella la cosa di Job e soprattutto. Bella la cosa di Job perché Job veramente. A me è piaciuta. In realtà mi sono piaciuti alcuni personaggi secondari. Sì, quindi. Alcuni personaggi secondari sì, però la storia di base del 10 mi fa sul culo, quindi non la posso apprezzare. Io per esempio apprezzo il fatto che nel 10-2 abbiano voluto dare a Yuna finalmente un po' di. Di carattere. Di carattere, perché nel 10 faceva la martire. Nel 10-2 finalmente ha detto cacchio, voglio diventare anch'io un personaggio figo. E quindi si è dimostrato. Infatti a me un quello, po' meglio. Quello che mi fa rabbia a me è la gente che dice no perché Yuna no, guarda, in 10-2 può dire tutto tranne che il personaggio Yuna, perché il personaggio Yuna, che io nel 10 odio, vi ricordo, è molto migliorato in confronto a come era nel 10, perché nel 10 veramente era insopportabile. Nel 10-2, nel 10-2 perlomeno ci prova, perché comunque con Pain e Riku, Pain best personaggio della serie, con cioè Pain, del 10 con, mamma mia, 10-2 con sì, Pain e del Riku, 10 in generale comunque si dimostra essere molto 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 meglio di come era in Final Fantasy. Ma sì, ma poi la esatto. Poi lasciamo perdere che praticamente l'hanno fatto il colore degli occhi eterocromatici. Perché doveva essere solo mezzo così, cioè solo così per sport, perché se vedete gli occhi di Riku ci sono c'è un cosino dietro che fa capire che è albed. Mentre sì. Yuna c'ha solamente il colore. Sì, perché lei è mezza al bed, quindi cioè, ha se tu sei mezza verde, al bed, se tu sei mezza al bed, devi avere l'occhio come gli al bed. No, però non solo occhi. Verde, capito? Ha un occhio azzurro e un occhio verde perché è mezza al bed, fine, basta. Ma non ha senso. Ma poi tra l'altro non dovrebbe conoscere l'al bed lei, tra parentesi, visto che Riku è la cugina, no, Teoricamente. Non lasciamo perdere, non parliamo di ste cose perché sennò qua iniziamo la palda. No, perché se io comincio poi non finisco più, ve lo dico, perché io ci tengo molto a dire quello che penso nel modo più educato possibile, ovviamente. Però esatto. Sappiate che non, se siete fan di questi due giochi, non andiamo molto d'accordo. Più che altro non seguite questo canale. Perché se lo seguite e poi cercate Flame, se nel canale è sbagliato. Ecco. Perché dico. Io fare flemmo forte, ragazzi. Meglio di no, eh. No, infatti. Cioè, poi se io cominci i flame non finisco più. Cioè, sappiate. Sappiate che flemmo forte, quindi. Non conviene. No, infatti. Oh, c'è un fiore. Abbiamo perso tantissimi amici dall'inizio della guerra. Forse persino Asgard è sull'ora della distruzione. Dea del cancello. Mazza okay. In rima, scusate. Avevo fatto doppio. In eco. Una catena. Oh no, mi ricorda qualcosa questa catena. Catena. Mi ricorda tanto Pandora Tower. Catene. Che era un bellissimo gioco per Wii, mannaggia la miseria. Sì, infatti. Che non si è cagato nessuno. Vero, molto vero. Pandora molto Tower, triste. Tra l'altro, ha diverse fini. Sì. Che tu devi fare a seconda di quanto tu aiuti la ragazza, la tua amata Elena, e ci più tu riesci a tenerla, diciamo, umana quando vai a darle la carne di mostro, sì, e ragazzi, più tu arrivi alla cosa buona. Sappiate che ci sono un po' di spoiler in queste spiegazioni. Vabbè,
Tanto non conosce nessuno questo gioco. Sapete, ci sia un po' di spoiler in queste spiegazioni, però va bene. Sì, mi ricorda tantissimo Pandora. Sì. Guarda come lo tocco. Ma sai cosa mi ricorda? Ti ricordi il pezzo di Tomb Raider 4 dove devi tirare le catene all'inizio? Sì, no, ma questo proprio le distrugge, sì, sì. Proprio come fa in Pandora Tower. Ma non è che Pandora Tower è Square, vero? Perché potrebbe essere. Sai che non lo so, non me lo ricordo. Ah, devi distruggere l'altra catena. Eh sì, ovviamente. Proprio come Pandora Tower. Ovviamente, aspettate che guardo. Allora, andiamo a usare la parte questo che si apre. Ok, no, non possiamo aprirlo. Qui facciamo il botto. Quanti giochi Wii, ragazzi, ci sono belli, ma che non conosce nessuno. Magari solo giochi Wii. No, ma soprattutto il Wii, perché il Wii non l'hanno cagato tantissimo come poi piattaforma le persone. Sì, nel senso gli amanti degli RPG non molto. È della X. Yes. Della Gambarion. No, ma poi è veramente bello come gioco. Sì, sì. Però quello, poi la story, cioè stanno un sacco di RPG che non ha cagato nessuno. No, infatti, alcuni. Allora, voi sappiate soltanto questo. Noi da ragazzine eravamo molto. Siccome avevamo amici al mare, noi andavamo spesso al mare con amici che molto spesso ci davano, ci mostravano giochi di cui noi non conoscevamo l'esistenza. Voi per esempio dovete Magico sapere Jade Cocoon. Jade Cocoon ce lo fece conoscere un nostro amico americano, perché lui in America l'aveva già, in America era già uscito, no? E noi giocavamo a Jade Cocoon in americano, ho detto mazza che bello questo gioco. E infatti noi l'abbiamo comprato poi quando l'abbiamo. Ce lo siamo fatti comprare poi dai nostri genitori quando l'ha preso Paolo. Bro. Non lo so. Quando siamo stati eravamo un po' più grandi, diciamo. Io, voi dovete sapere, sulla mia lettera di Babbo Natale c'era sempre scritto LOD. Io sempre, da quando ho conosciuto The Legend of Dragon, ho chiesto sempre lo stesso identico gioco per tutti. Mai trovato, Natali. Ovviamente era introvabile, e per come ben sappiamo poche copie. Io infatti non me la prendevo perché sapevo che era introvabile, però sai, io ce lo mettevo sempre, ho detto puta caso che un giorno lo trovano, no? E allora ce lo scrivevo sempre. Mai trovato, alla fine l'ho dovuto comprare tramite eBay e mi è costato anche un botto. In realtà non mi è costato, me l'ha comprato una persona di cui preferirei non ricordare l'esistenza. Vabbè. Sappiatelo. Però praticamente sì. E ho scoperto che il nostro gioco ha due manuali di istruzioni. Yes. Non uno ma due. Perché è magico. Non ho capito perché, ma va bene. È magico. Ma che non crede, anche sul DS ci sono DS per DS ci sono un sacco di giochi che non si sono cagati. Vieni qua. Balordo. Morto. Ok, rotto. Gliela famo? Signora Catena, quanto ci vuole? Allora, poi dovete sapere una cosa. Io, per esempio, Kingdom Hearts, ho giocato solo Kingdom Hearts 1 e 2. Perché... Sì, no, mi rifiuto gli altri. Perché, a parte che... No, Chain of Memories, bello. Chain of Memories pure, molto bello. Un po' difficile per quello che uscì, che quando uscì su BGBA era bello difficile. Non ho idea della versione quella rifatta che è uscita dentro l'HD, il RMX, no? Ah, ok. No, non lo che so. È uscita, non lo so perché non l'ho comprato. Io ho giocato 1 e 2 e Chain of Memories e basta. Infatti. Perché per me sono, diciamo, gli unici Kingdom Hearts che puntano. Perché poi è diventato troppo complicato perché ci sono troppe nomurate, raga. Troppe no, nomurate. Ci sono troppi giochi all'interno della saga, diciamo. Di cui alcuni sono. Uno è un gioco mobile che tra l'altro hanno chiuso. Sì. Un altro, sono tutti giochi tipo per DS, 3DS, cioè troppi. No, ma sono sparsi troppi per tutte per le console. E quindi io mi sono rifiutata letteralmente. Infatti io Kingdom Hearts 3 non l'ho giocato, sappiate. Mi rifiuto. Mi sono anche rifiutata, perché a parte che c'è troppo casino. Prima c'era un solo possessore del Keyblade, poi sono diventati due con Topolino, poi sono diventati tre con Riku, poi sono diventati 4, un quintale, 5, 6, 7. Non lo so, poi sono diventati due, tre, no, quattro con Roxas, quindi lasciamo perdere. Troppi, troppe persone. Però abbiamo fungoloide.
Poi in realtà si scopre che Roxas non è Roxas, ma è Ventus. Cioè, non ho capito. Lasciamo perdere. Ventus, però va bene, non lo voglio sapere. Non lo so, fa casino. C'è un casino, quindi dai, sappiate soltanto questo. E io avevo comprato Kingdom Hearts 1, la prima versione. Bella. Mi pare perché... non mi ricordo come l'avevo scoperto Kingdom Hearts. Credo su qualche rivista di quelle che si leggevano al tempo. So solo che lo comprai all'uscita. Me lo feci comprare all'uscita. Infatti ho la versione quella... Sì, sicuramente da qualche rivista. Quella che sbrilluccica. Yes, la bellissima. E poi Kingdom Hearts 2, sempre all'uscita, infatti è sempre la versione che sbrilluccica. Yes. Che sono le uniche versioni. E ovviamente non ho Chain Memories perché mi piacerebbe averlo, ma costa tantissimo. Certo. Per le mie finanze attualmente è impossibile, improbabile. Impossibilità. Teoricamente basterebbe comprare l'HD, però lì ci stanno anche altre robe. No, io voglio proprio quello bellissimo, il brilluccicoso di Kingdom di Chain Memories. Perché brilla pure quello? Sì, brilla anche quello, sì. Mi ricorda Pokémon Platinum. È proprio sbrilluccicosa la cosa del GameCube. Del GameCube? Sì, del GameCube, del Game Boy Advance. È proprio di luce nella scatola. Infatti ho molti giochi, anche Game Boy Advance, che... Amelia. Dimmi amico, sei riuscito a incontrare Amelia? Le ha detto che cosa provi? Mi dispiace, no. Se riuscirà a venire alla fine. Ma direi di no. Ma chi è sta Amelia? Ma che ci ma frega? Ma che ne so io. Pozzo, ma dove stiamo andando? Aiuto. Pozzo. Più lungo del previsto questa, mamma mia, questa demo lunga e non intrattiene per niente. Sì, nel frattempo noi stiamo parlando letteralmente di altro perché sennò non sappiamo come intrattenervi. Poi vabbè, perché il profile non ve lo spoilero, perché se volete giocare, no. Vecchi sono tipo vecchi, perché sono per uno è per PS1, uno è per DS se non sbaglio, o per 3DS, uno è per PSP e uno è per PS2. Già. Ok, Elisir. Farei un salvataggio per sicurezza. Sì, anch'io, mi sembra tanto solo la boss quella. Pure a me. Ok. Sì, sicuramente sarà la boss. Un po' di storia forse. Attenzione. Forse un po' di storia. O forse no. The giant undead ancient. Bene, un ragno? Nightmare. Se non sbaglio è un ragno della mitologia, una cosa del genere. C'ha anche le orecchiette. Sì, ragno. Un po' più di emozione, Valkyria. Valkyria senza emozione, vabbè. È un ragno con le ali. Aiuto. Un ragno maledetto, vieni qua. Mancavano solo aia, i ragni di carta. Tremando il coso? Sì, tembra. Ah, ecco perché mi sento tremo tutto, aiuto. Colpa mia, scusa. Ricaricati. Visto. Perdonate lo scrollo, però qualcosa dovevamo anche... No, ma preso. Aiuto, è male. Ok. Qua, non posso metterla. Metti la pozza di forza, mettiamo la pozza delle arti. No, metti quella grande di pozione. Aia. Sì, quella tolgo. Questa, no. Questa. Metti quella grande, sì. Per lui. E miseriaccia. Ma perché siamo senza yard maledetti? Infatti, perché? Bello! È una mossa molto utile quella, devo dire. Ma è debole questa però. Ricarica quello delle arti, se qua è giusto. Metti quello delle arti. Aglio del mare. Sono mobilizzata. La chiusura, ragazzi, sto togliendo assolutamente niente. No, infatti.
Immagino che il punto debole sia la cosa luccicante. Ma guarda, senza ombra di dubbio. Aglio. Aglio. Vogliamo rifare la bandiera dell'Italia. Mancato. Ma in realtà l'ho preso. Continua ad addentrarti. Veramente stiamo affrontando un boss, forse tu. Poi va te. Direi che... Aglio. Aglio. Riaglio. Sto posto, non già rotto le scatole, eh? Bam. Comunque non mi sta intrattenendo per niente, no? No, infatti. Sto solo prendendo botte. Ci dovresti avere un altro di dirsi, mi ricordo. Sì, dovrebbe c'avere un altro di qua. Piccolo, ce n'è due piccoli, ok. Mi intrattiene quasi di più il neo, raga. Quasi. E lì tiro veramente le cose all'universo intero, che io lo sono. Guarda, intrattiene quasi di più Cod Vane e lì comunque. Vabbè, Cod Vane è molto di hai più. Hai un compagno, basta. Che ti parla ogni tanto, neanche troppo. Ma almeno lì. Aio del male. Poi per fortuna abbiamo poi per fortuna abbiamo la storia in Cod Vane. Almeno quella. Anche nella demo tra l'altro c'era un po' di storia. Sì. Oh, ho buttato giù per ora. La vuoi purificare? Wow. No. Benissimo. E purificala. Oh, era un eccolo il primo Eyard. Wow, ragazzi. Era quello di prima. Eyard. È quello di prima, raga. Come che cos'è? Madonna. È la signora Valkyrie, il primo Eyard. È un eroe, cretina. Niente, manco quello. Speak. Who or what are you? I am... Egon. My name is Egon. How is it that you became a Naglfar? Naglfar? My apologies. I have no idea what just happened here. Your soul attracted the souls of the undead. They distorted you and created a monster. My soul? Who are you, exactly? I am a Valkyrie. Odin has commanded me to purify the souls of the undead. A Valkyrie? Like the goddesses of fate? Sì. Certo, questa tinta blu un pochino bruttina. È viola. Quello che è, bruttina. Posto in quadratura, molto simpatico. Said that you guide the souls of chosen warriors to Asgard. Mm-hmm. Which would mean I'm dead. Eh sì, benvenuto. Eh sì, caro. I'm sorry you went through all that trouble for me. Perché? Why not? Che hai fatto? Bello. I have seen that soul somewhere before. No matter. Bello. Oh, I wow. I must inform Odin of this at once. Attenzione. Non importa, ma cacchio. Fantastico. Bellissimo. Bello. Honest, bellissimo. Capitolo 1 completato e poi un'arma. Che cacchio è quell'albo? Ah, mettiti l'arma nuova. Guardamento. Premi questo. Questa. Come cacchio si chiama? Probabilmente abbiamo finito la demo. Penso. Credo. Forse non no. Penso ci sia molto altro da dire. 21.000 punti, 25.000 punti. Preso A. Wow. Pensa la prima volta. Infatti, per non conoscere il gioco, tra esatto. L'altro. Guarda, era molto più intrattenente di Diosfield, che c'era molta storia nella demo. Me lo dico perché l'ho giocata, c'era molta storia. Mo' 3 milioni di anni per caricare. E...
La storia sta nei suggerimenti là di Ok. fianco. Vai, lo bastare completa dimensione secondaria. Che Ah, te scatole. tecnicamente non è finita la demo. Potenziamento arma, quella sotto. Puoi, per piacere Dai, aumenta il livello sto coso. di me. Mossa imparata, cosa abbiamo imparato? Yay! Presa Quadrato, finale. quadrato, 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 ok, perfetto. No, non lo voglio vedere, mi hai rotto le E poi scatole. c'è in aria. Ok, benissimo. Grazie per avermi fatto vedere. Dai. Mossa separata. Quadrato, 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 triangolo. quadrato, quadrato, quadrato. Ovviamente. Esatto. Power up, dai, su. Ok, però dopo non va. Quadrato, 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 triangolo. triangolo. 5 quadrati e un triangolo. Ok, miseriaccio. Meh. Me. Mazza quanto sei lenta, figlia mia, mamma mia. Per Scusi. chissà. Allora, Missioni missioni secondarie secondarie 1. 1. Premi. Capitolo Mostrare dettagli. 1. Come devo fare missioni Premi secondarie? quadrato. Mi dice scritto Quadrato, missione ok. secondaria. L'anello di una madre. Lo spirito di una giovane ragazza era alla ricerca dell'anello di sua madre con cui la sua anima può essere purificata. Secondo la ragazza, l'anello si trova nei pressi della chiesa. Inizia la missione tradizionale. Ah, Facciamo questa missione e poi raga, chiudiamo perché veramente questa demo mi ha fatto scendere le palle che non ho. esatto, mamma mia. Uff. Midgar, Un tempo secondo una terra livello di fertile. Yggdrasil. Un tempo era una terra fertile abitata da umani giganti e da una miriade di specie animali. Tuttavia, come ad Asgard, tutto è andato quasi completamente distrutto in seguito a E Ragnarok, che non non mi mi ha fa fatto finire di leggere. leggere. Enorme Yggdrasil. fragino che cresce ad Asgard, Midgar, Niflheim, è anche conosciuto come albero cosmico, in quanto i suoi rami e le foglie ricoprono completamente i regni conosciuti. La sua esistenza precede degli dèi. Basta, sappiate quello. Ecco. Gnè degli dèi. Gnè gnè degli dei. Best. Bellissimo. Ridaglie del Ragnarok. No, fa brum brum. Basta che ti muovi, cara mia. C'ha Mamma mia, oh, c'ha una simpatia. una super velocità, soprattutto. Soprattutto 200 metri per un anello, ma dannato. Quanto è andato sto anello? Apri la porta. Grazie. Elisir, dai. Vai, fai la Naruto Run, su. Non Peccato che la Naruto Run mi è frega una. No, niente. senti, noi scappiamo, non mi frega niente. Via, non voglio inquadrature, grazie. Non mirare. Che mira? Via. Che c'ho voglia? Ciao. Mi hanno rotto le scatole. No, poi c'è, cioè, no. No, anche no, basta. Abbiamo combattuto finora, un'ora e mezza E di praticamente. combattimenti Di ce lo faccio più. combattimenti. Altro screen. Le due cose che apriamo sono gli screen se ci fanno. Se non stanno davanti così blu. Via, ciao. No, Drago Piacere, signor Drago. no. È Lei se stato ne un va da casa, non piacere. ne voglio sapere niente. Signor Drago, ci vediamo. Signor Lag, soprattutto anche. Mi trema tutto, tra parentesi. Ok, ecco. Cosa Ecco, qui? qua devi affrontare più forza. Vabbè, sono pronta, lo devo dire. Pizza. L'unica cosa positiva di Final Fantasy 8 è quando hai gli incontri zero. Mamma mia. Che bello, posso girare tutta la mappa senza avere incontri che mi rompono le scatole. Tipo potenziato, vieni qua. Ed è l'unica cosa di Final Fantasy 8 positiva, tra, no, in realtà non l'unica, però insomma. Pronto, mi Tra sembra. le uniche. Oh, ok. C'è un screen. Sarà lì l'anello? No. No, non si vede. Figurati quando mai è così facile. 20 metri, però ti dice lì. Girali. 20 metri sotto. È sotto. Apri. Apri sta porta, su! Mamma mia. Signorino, e apra sta porta. Ma dov'è? Dov'essere? Ma che ne so? Sotto? No, di là. No, forse è sotto. Eh sì, forse, perché ti può andare. Di là. Eh sì, però devi scendere di là. È di là, siamo sicuri? Sì. Eh sì, devi scendere di sotto, Che scopre. eh? Ah no, di qua.
Corra, salta. Corre, salta e non lo so dove va. Corre, salta, drago, ciao. Non mi interessa. Siamo alla principale. Ah, di là. Di qua. Col doppio salto ci arrivo. Hai visto? Oh, è là. Scrigno rosso. Che fatica. Ecco fatto. Ecco, poi torna dalla ragazza. No, a caso. Sono felice che tu l'abbia trovato. Ora possiamo andare dalla mamma, grazie di tutto. Ciao. Ecco. Piacere, addio. Noi usciamo da sto cacchio di livello. Ok. Finito? Sì, devi uscire, adesso? Credo. Vabbè. Credo tu scrigno. Possa fare torna al valla. La la la. Ma scusate. Vieni al mare. Ok. Questo. Sì, voglio tornare al valla. Voglio tornare al Valhalla. Ma sì, che fatto sempre frega. A. Ci frega. Col cavolo che mi hanno dato un Eyard però. Tutto no. Questo. No, infatti. Tutto questo. Sono triste. Abbiamo capito che ci sono tre livelli del mondo. Asgard, Midgar e Niflheim. Insomma, che ve ne è parso di questa demo? Fateci sapere le vostre impressioni. Esatto. Che le nostre ve le abbiamo già date. La nostra impressione è al caldissimo, proprio mentre giochiamo ve le abbiamo date. A niente di Valkyrie Profile. Tutto qua. Si chiama solo Valkyrie Elysium pensando, sai, un nuovo Valkyrie Profile. No. No, salvia. E buonanotte sul maggiore. Esattamente. Ecco qua. Andiamo a vedere che dice Odino. Ma guarda. Completa le missioni secondarie. Ma quali missioni? C'è una sola, ma che vuoi? Ma che vuoi? Signor Odino. Ma non c'è. Ma dov'è Odino? Bene. C'ha scammato Odino. Scamma di Odino, fantastico. Ci ha scammato Odino. Ciao Odino, andato via Odino. Odino scamma. Va bene. Quindi direi che è finita davvero qui perché non abbiamo altre cose, vedete? Secondarie, sì, infatti. Credo che la demo sia proprio finita. Mm-mm. Forse dovrei prendere tutti i fioricavi, ma non credo. Ma non credo, dai. Se c'è no, non tutti, penso, perché altrimenti sarebbe finito. Cioè, se no gli sparo. Direi che è finita qui, ragazzi. Come vedete, il gioco non ci fa andare avanti. Fateci sapere cosa ne pensate. Fateci sapere cosa ne pensate di questa demo. E noi adesso chiudiamo. Grazie per averci seguite in questa demo e torneremo alla prossima con Codvein.